Viene fuori dai muri, sta lurido maledetta. Viene fuori dai muri. Viene fuori dai muri. Viene fuori dai muri, sta lurido maledetta. Eccoci qua, ragazzi, da vostro amico Allo 539. Sì, rapide. Per una puntatona del Jump Scream dell'Horror Industrier. È un po' che volevo portarlo. Non lo porto. Eccolo qua, lo portiamo, ce lo giochiamo e ci spruzziamo nelle mutande un pochino, perché ci vuole ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto anche sì. Iniziamo subito, casa dolce casa, casa dolce casa, perché anche boh. Ok, pronti, partenza e andiamo subito. New game, vai, ammazzali tutti, spaccali di mazzate, distruggili. C'è una mosca che prima o poi la distruggo. Mi sta facendo venire un nervoso da ieri sera che la odio con tutto me stesso. Non va. Wake up. Babe, svegliati, tirati su, tirati insieme un po'. It's late, huh? You have to wake up. Dai, è tardi, devi tirare su, devi svegliare. Ok, ok. Mi alzo. Tipo zombie, zombie. Ok. Ok. Ah, è Tarzan, le gocciole. Ok. È stato veramente un disastro la scorsa notte. Ok. Trova un modo per... Trova una via. Devi andare a casa? Away? Mezzanotte e un quarto. Bisogna essere ignoranti bene, eh. Andiamo di qua. Select. Intra. Certo che sbocco, ma vai piano, ma si potrà. Ah, c'è il crucio che ti abbassi? Beh, bellissimo. Mi ha trovato la torcia subito così. Come si farà a uscire dalla camera? Cioè, sono i tavoli imbuttati qui così. Boh, non lo so. Pick. Pick Indolor. Tirata sulla torcia. Possiamo usarla? Anche no? La usa così, tipo carabinieri. Ehi, c'è qualcuno? Ve lo dico, non fate scherzi perché vi spacco di mazzate. Ve lo dico subito. Che ho le cuffie altissime. Se mi viene fuori... che bella casa. Che roba. Ehi. Non devi fare. Se stai male tu adesso che non c'è niente. Ho visto la mosca che gira. Maledetta lei. La ucciderò. Mi viene voglia di prendere la ciabatta e distruggerla. C'è un ci deve essere una riunione. Una riunione un po' strana. E qua dietro? Butto giù la porta. Maledetto tu. Ah. Come? Osanna! La Madonna, che paura! No, ti devi... Ti do una sberla, guarda. Troppo alto il volume. Ispeziona. Oh, adesso si capisce. C'è il giornale, leggilo, no? Ma si riesce a... Ah, aspetta. Oh, adesso si capisce. Meno male che è scritto... No, adesso sì. C'è l'eclissi, c'è un famosissimo. C'è una scena porno e basta. E gli piace stare con i cavalli a questa. C'è proprio. Aspetta, tab. Che odio questa mosca, la distruggo, la ammazzo. 28 settembre del 96, poco tempo fa. È scomparsa una studentessa. Studentessa di una famosissima università di Bangkok. Bangkok, era Bangkok, hai capito? La sua misteriosa scomparsa da più di 2 giorni, ok. Ha fatto una stomacata, ha fatto una nottata un po' underground, un po' progressive. È stata di un male, probabilmente per colpa degli LSD, degli acidi. E ha fatto una stomacata che, guarda, comunque se vuoi, a pagina 15, in Ucraino Stretto, c'è il seguito. Andiamo a vedere se troviamo un Ucraino Stretto. Non c'è l'Ucraino Stretto. Le chiavi della macchina, vuoi prenderle? Tiriamole su. Della stanza? Della stanza 70 che cosa? Oh, la H7640 e poi c'è un YGG. Di solito questi qua si divertono a mettere queste cose qua. Vedete che non me la ricordo più, già non me la ricordo adesso. Che numero è, scusa, capo? H7640. Va bene, ragazzi, andiamo. Permesso? Perché era la chiave di casa, l'ho ignorata. Apri la porta, non si può mica. E cambiato la luce, la colorazione dell'ambient, del fosforuto di fosfato di sodio. Guardate che c'ho la torcia, vi spacco di mazzate, io ve lo dico. Podor. Scusa, capo, trova la ragazza e chiedi per un'uscita. L'ho vista, andava poc'anzi. Scusa ragazza, ragazzina, volevo sapere, per uscire da quel posto qua, ma dove siamo? Madonna che sbocco, a momenti muoro. Ma è possibile che è già scappata quella maledetta lei? Che roba, ragazzo, scusa, cos'è, un film?
Ah, bah, siamo arrivati. Apri sta porta prima che ti spacco di mazzate a te e alle tue amiche. Non c'è più nessuno qua. Ragazzina, ehi, Siux. Mi scusi, mi scuso. È entrata. Sicuramente è qua la ragazzina, no? Potrebbe solo che essere qua. Bussa prima. Non aprire. No, lui non bussa mai, lui entra. Ma dove è andata? Scusa, tipa. Gioia, ma dove sei finita? Madonna, che sbocco! Cos'è sta roba? Sta male, ecco perché non ci cagava neanche minimamente. Quante macchie di sangue ci sono? Ci sono delle impronte, apri qua? No. Signorina? Si sente poco bene? Ehi! Ma allora? Ma dove sei finita? Ma guarda te se mi dà retta. Scusa, adesso chiamo i carabinieri, Io devo uscire da quel posto qua. Oh, allora, mi ascolti un attimo? Signorina? Ma che cosa fa? Ma tu sei pazza! Via. Non l'ho fatto apposta. Non lo dicevo a lei. Apri sta porta. È chiusa. Arriva. Apri. Un signore dentro. Cosa succede adesso? Mi viene la morte. Ma ha visto. Avrà visto. Ma che paura. Vai via, maledetta tu e tua sorella. Io gli volevo chiedere di uscire. Gli ho fatto l'esorcista di Animal. Dove va? È passata dentro i muri. Ma che vergogna di uomo sei. Adesso dove andiamo noi? Bisogna trovare un posto qua per andare fuori dai maroni. Non posso stare troppo tempo nei posti, perché mi sa la maledetta torna a rompere i maroni. Quindi bisogna fare anche l'ambressa, no? Ho già capito che qua l'inizio porta a morte certa. Premi. Chi è che sta? Cazzo ce ne facciamo del tempo? Tenaglio. Cos'è che è? Una colomba? Qua non si può fare. Arriva. Via. Dove andiamo? Taglia qui. Maledetto, taglia. Via. Dentro. Madonna che sbocco primordiale. Di qua no. Romantica, non ti scorgo. Dove sei? Romanticheria. Che roba. E adesso qua? Dobbiamo trovare qualcosa per... Arriva. Giù. Guarda che c'è qua. Presa. Arriva, ci ammazza. Ci staglia la gola. Madonna. Che vergogna sei. Ha fatto la stomacata anche lei. Fai schifo, fai. Sei una vergogna. Ma cosa c'hai addosso? Che schifo sei. Ecco cos'è tutta quella roba che butto in giro. Sbocca di qua e sbocca di là. E c'ha il taglierino che fa clic clic clic. Cosa sei, The Grudge? Ma chi ti credi di essere? Falla andare via. Chi va via perde il posto all'osteria. Vattene via, maledetta tu e tua sorella. Sbatti giù tutto, forza. Dai. Via. Spacca tutto. Distruggilo. Giù, abbassati. Entra dentro. Pericolo. Ma vai a prenderlo nel naso proprio. Ma chi è che piange? Ma piangono sempre in quei posti qua. Cosa c'hai da piangere? Io devo piangere, no tu. Maledetta che non sei altro. Hai perso la bambolina. Volevi la bambolina questa qua cosmica? Guarda che è là. Ma cosa c'hai? Ma perché? Madonna, arriva. Adesso arriva. Non c'è niente da prendere. Ah, era qui che piangeva la... Ma guarda che schifo. Cos'è? Strano cosa. Ma cosa si è mangiato? Un pupazzo? Un'altra iscrizione in polacco stretto. Che dice più o meno così. Vediamo. Con la magia della Forceful fa le persone le fa cadere in amore. Ah, è una cosa. È un rito in destrier. La notizia è che praticamente questa magia. Con le bamboline che le tiri su, le metti in posizioni un po' strane. È l'uomo e la donna. Capito? Istruzioni. Crea due bambole del graveyard, che sarà la terracotta, clay, quelle schifezze lì. Ci sputi sopra per un po'.
e vedrai che il tuo bersaglio all'interno, una volta che la bambolina c'è, puoi praticamente mettertela nel naso o nelle orecchie. E così dice proprio. Allora, una volta che sei alzato, insieme con la bambolina, con le, gli prendi, c'è, cioè, un unico buco, un piccolo buco, e lo usi praticamente per farlo, beh, capito, è praticamente per entrare in quel corpo lì. Da quel buco lì tu entri nella bambolina. Soltanto la grande, la magia può fare tutto questo. Però attenzione, perché se tu sei un novizio può anche andare male che quel buchino lì fuoriesca, invece di farti entrare ti esce addosso qualcosa della bambola. Questo è il nocciolo della questione. Ecco perché piangeva la bambina. Abbiamo scoperto che la bambina piangeva non tanto perché aveva fatto, che sbocco primordiale, ma perché probabilmente lei con la bambolina ha visto che cercava anche lei il buchino, e invece di uscire è entrato. Hai capito? Arriva dentro.